È stato il più grande conflitto mai visto, una carneficina che coinvolse quasi tutti i continenti, gran parte delle nazioni e dei loro abitanti, cambiandone per sempre il destino. La città di Andria ha scelto di ripercorrere quanto accaduto durante la Prima Guerra Mondiale con un convegno, un incontro svoltosi presso il Museo Diocesano sul tema Andria e la Grande Guerra, conoscere per difendere la pace. Un evento organizzato dall'assessorato alla pubblica istruzione in collaborazione con il Forum Città dei Giovani, la diocesi di Andria e l'Associazione Lega Nazionale Trieste. È importantissima la conoscenza degli eventi, soprattutto per quanto riguarda proprio questa Prima Guerra Mondiale di cui ricorre il centenario e che per l'Italia l'anno prossimo proprio la vedrà direttamente protagonista appunto di questo centenario, perché questo è stato un evento che ha segnato proprio una svolta epocale nella storia europea, l'inizio di quella guerra civile europea che avrebbe poi portato all'età dei totalitarismi e alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi importantissimo conoscere questa pagina di storia per cercare di evitare gli errori che vennero commessi allora in quella estate del 1914 in cui la diplomazia europea trascinò per il sistema di alleanze tutto il continente in guerra praticamente, e in seguito anche per capire il significato per l'Italia di quella che per molti punti di vista può essere considerata come la vera e propria quarta guerra d'indipendenza. La Prima Guerra Mondiale ha sconvolto l'Europa e il mondo e prodotto tanti morti, ha detto il professor Giuseppe Poli, docente di storia moderna dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La Prima Guerra Mondiale ha sconvolto l'Europa e forse il mondo, ha cambiato gli equilibri politici e anche statali, sono caduti quattro imperi, successivamente ha aperto la strada ai totalitarismi e quindi ha sconvolto quello che era l'assetto precedente ottocentesco che l'Europa si era data e che aveva ereditato dai secoli precedenti, e ha determinato poi l'avvento sulla scala mondiale di un altro paese, un'altra potenza come gli Stati Uniti. All'interno del Museo Diocesano è stata allestita una mostra documentaria che potrà essere visitata fino al 19 dicembre. Una serie di documenti, tra questi manifesti anche famosi, con l'obiettivo di far conoscere uno spaccato di storia che ha sconvolto la vita di molti cittadini, ha spiegato Giovanni Lullo, presidente del Forum Città dei Giovani Andria. Una serie di documenti che testimoniano quello che è stato il sentore, l'anima di un periodo e come questo periodo è stato vissuto dai nostri concittadini. E quindi abbiamo scelto per esempio manifesti famosi, manifesti che inneggiavano la vittoria della guerra, ma anche manifesti o documenti che testimoniavano la solidarietà che la popolazione andriese ha avuto nei confronti per esempio delle vedove di guerra, ma anche degli orfani di guerra.